L'idea è nata da una discussione che abbiamo fatto con Massimo Minini, io e Massimo Minini, appunto parlando della possibilità di mettere insieme, far lavorare insieme Gabriele Basilico e Dan Graham. Minini aveva detto subito: non so cosa potete fare insieme, io sono interessato che voi due, con la vostra diversità, lavorate sulla mia città. This is great. Yeah. Because it's so dynamic. Yeah. Like, it's like Russian constructivism. I take photography for fun. It's a hobby. I always use inexpensive cameras. Fuji is too green. Maybe it's like drawing for artists. I never went to art school, but maybe photographs are like drawing. They're very fast. And often there are situations that I use later in my art. Entrambi sono molto interessati allo spazio urbano e in particolare sono molto interessati alla dimensione, diciamo così, della periferia, dei sobborghi della città. Quello lì è abbandonato, Direi che l'elemento di novità interessante che nasce da anni di pianificazione urbanistica e di discussione fatte dagli architetti su come costruire le città, è proprio questa realtà delle periferie, dei sobborghi, che i due artisti hanno individuato e hanno messo fuoco con la loro sensibilità d'artisti e che rappresenta, che ha una sua interna vitalità. Dan Graham, per esempio, si riferiva nelle discussioni che abbiamo avuto alla sua serie di fotografie Homes for America degli anni 60, in cui molti hanno letto, e lui dice anche erroneamente, alcuni critici hanno letto il fatto che queste immagini volessero rappresentare l'alienazione della vita delle persone. In realtà lui dice: io non volevo rappresentare alcuna alienazione, volevo rappresentare un nuovo stile di vita, che è quello appunto della piccola borghesia, che diciamo entra, vive all'interno di questi nuovi tipi di abitazione, però dandogli una specie di proprio, appropriandosene in qualche modo, quindi ridefinendo la loro vita in relazione a questo. Quindi quello che lui interessava non era tanto dire che l'architettura aliena le persone, ma che questo tipo di architettura aveva creato un nuovo stile di vita e un nuovo modo di vivere questi spazi. E a questo proposito Gabriele diceva che le persone che abitano questa architettura poi in realtà non è che si sentono né alienate, neanche si sentono di vivere una vita difficile o insomma in una situazione di disagio, ma anzi si trovano ben felici di viverla. Quindi vuol dire allora che c'è, indipendentemente dalla pianificazione che viene fatta a priori dagli architetti, da una costruzione decisa a tavolino, esiste una vitalità di queste parti della città, cioè dei sobborghi, che sono simili in molte parti del mondo, per non dire in tutte le parti del mondo, e che accomunano le grandi come le piccole città, quindi le metropoli e le piccole città di provincia, e che rappresentano un nuovo stile di vita. Over there, there is one of the entrance from the highway, the exit from the highway to Brescia. West, the west exit. You see, there's also the IKEA there. All this area, it is a new area with a lot of commercial activities. È proprio, diciamo, è questa dimensione di umanizzazione dell'architettura che loro ritrovano dentro questa realtà urbana, che diventa il cuore della riflessione che stiamo portando avanti in questo progetto. Qui forse qui per andare.
lavoro che io insomma in qualche modo devo fare, che mi sento chiamato a fare, è quello un po' di suggerire loro dei punti di riflessione e a partire dai quali poi loro possono avere una sorta di punto di innesco e quindi poi sviluppare il loro lavoro. Quindi essere un po' l'istigatore in qualche modo del loro lavoro. But you like the blue light spot? E Dan in realtà sembra lavorare sull'architettura, ma in realtà è molto più interessato alle relazioni umane che avvengono negli spazi di architettura. Quindi anche i suoi padiglioni in realtà sono solo proiezioni dei rapporti umani e non sono architettura in senso stretto. Per Gabriele invece c'è un grande amore e interesse per l'architettura delle periferie, quindi per un'architettura non nobile, però che lui legge in termini di architettura, cioè proprio una dedizione all'architettura. I punti su cui ho lavorato sono tre. Uno è una piazza ed è praticamente il simbolo iniziatico della modernità, nel senso che negli anni 30 in Italia hanno rifatto tantissimi monumenti, hanno spaccato i centri storici. Piazza della Vittoria è, come dire, piacentiniana, è il modello bresciano, diciamo, della modernità. Il secondo luogo è un luogo del, diciamo, è un quartiere che ho scelto tra altri, si chiama San Polo ed è un luogo che ha una pianificazione di casa edilizia sovvenzionata fatta dall'architetto Benevolo e altri partner sicuramente e che caratterizza, diciamo, il modo di insediarsi con delle stecche parallele eccetera degli anni 70-80.
Il terzo luogo è ipercontemporaneo, è Brescia 2, che sorge tra la ferrovia e l'autostrada ed è, diciamo, un territorio nuovissimo, recente, come dire, proprio nuovo, fiammante, nel senso che ci sono dei mini grattacieli, per quanto possibile concepirli su un territorio piano come Brescia, e con edifici, diciamo, della produzione, del finanziari, banche, eccetera, ed è il tentativo di Brescia di avere delle architetture sviluppate in altezza. Well, actually, I'm not relating it to it at all. This was an idea of Massimo Manini. He took me here for one day, showed me things to photograph. I realized that what Massimo was doing in the 1950s as a teenager, it was 50s shopping centers, industrial buildings. And it must have been very much Massimo's idea of Brescia. Massimo drives me everywhere. I'm more interested in the shopping mall and normal people's houses. So in some ways it relates to the work I did in America and New Jersey. But in New Jersey, all my photographs were of Italian Americans. No interest. It's the end of the film. I like to look at vernacular, in other words, normal houses, and I do close-ups, whereas he has a very good camera and does overall architecture. Maurizio wanted me to look at the new area of Brescia, Brescia 2, and he wanted me to photograph the big buildings, but I found my camera wasn't able to do that. Also, I didn't have so much interest. So I photographed details around the buildings of the topiary, and I think the best site, Maurizio took me to the McDonald's, and I got about 10 photographs of the McDonald's. I thought we had a very good day yesterday. Did you take the sun?
good one. This one is nice. That's quite good. I think he's improving. This is a difficult one. I think I took a better photo of that, but this is quite good. La mostra di cui stiamo parlando nasce da un'idea che non è mia ed è quella che avete visto dalla copertina di questo libro. Walker Evans e Dan Graham, due grandi dell'arte americana. Tenendo fermo Dan Graham, potremmo invece di fare solo un libro, potremmo fare un'operazione e mettergli vicino e farlo lavorare, farlo parlare, farlo collaborare con un fotografo, come dire, in carne ed ossa, con cui lui possa anche confrontarsi. Non essendo Dan un fotografo primo, ma un artista, ma avendo fatto fotografie di, diciamo, di architetture, di case, di edifici, di città, pensare a Gabriele Basilico è stato doveroso, necessario e immediato. Possiamo fare due foto, una normale e una da sotto in su. Cosa c'era di più concreto che fotografare la città stessa? Quindi io ho chiesto a loro due di farlo nei modi che sono propri dell'uno e dell'altro e che sono affatto opposti in un certo senso. Dan Graham non è un fotografo, è un turista della fotografia. È venuto a Brescia apposta due volte per questa operazione, siamo andati a prenderlo all'aeroporto, lo portavamo in giro in macchina, ha guardato Brescia, ogni tanto diceva fermo qua che questa cosa mi piace, saltava giù, faceva una foto da dilettante, tutto sommato, con la sua piccola macchina. Gabriele invece è un fotografo vero, un fotografo di cavalletto e di banco ottico. È un fotografo che riprende l'architettura di professione, essendo lui stesso architetto, prestato alla fotografia. Cosa ne viene? Un confronto tra due occhi, tra due culture, tra due modi di vedere, tra due professionalità diverse, tra due mestieri diversi, perché uno è appunto fotografo e l'altro è artista, seppur concettuale, quindi un artista che usa anche la fotografia, anzi la usa molto spesso, ma due modi di approccio alla nostra realtà, che era quello che mi interessava in fondo far scattare come meccanismo, come scintilla. Non c'è la Brescia barocca, non c'è la Brescia romana, non c'è la Brescia della cartolina, c'è molta periferia invece. In realtà questa, sì, è Brescia, però chi lo dice che è Brescia? Potrebbe essere anche Pavia, deve essere anche un'altra città. L'immagine che ne esce di Brescia è un'immagine, oserei dire, laterale. Come se il fotografo, l'autore, avesse fatto un passo di fianco invece che andare dritto verso la storia, i monumenti, il glorioso passato,
il Tempio Romano, la Loggia, Venezia, eccetera, loro si sono concentrati sugli ultimi aspetti dell'edilizia, ma anche del vivere e anche di un'edilizia minore, o addirittura di una non edilizia. Abbiamo scelto di mescolare i due mondi e non di mettere uno sulla parete destra e uno sulla parete sinistra per un confronto, ma mescolare, smazzare le carte in modo da rendere da un lato più ambiguo il discorso, dall'altro far interagire i due modi, più che i due mondi. Dopodiché io mi auguro che questa mostra possa uscire dalla città. E uscire dalla città vuol dire non andare a Milano, ma andare a Zurigo, andare a Parigi, andare in altre città dove possono essere interessati al lavoro di due grandi artisti, Basilico e Dan Graham, e via loro, in modo surrettizio, noi gli facciamo passare anche l'immagine, seppur un po' dimidiata, di una potente città di provincia italiana.